Buonasera. Buonasera. Siamo a Scalo Montiferro nuovamente per la trasmissione L'Europa dei Sardi, Europa. E oltre una trasmissione resa possibile tramite un finanziamento della Regione Sardegna. Siamo qui col signor Feur Salvatore Antonio di Seneghe, non più ragazzino Ino, perché sa, 79 anni, che ci racconterà la sua storia, ma soprattutto le sue impressioni. Dunque, lei adesso è qui a Scano, ma ha lavorato per tanti anni dove? Ho lavorato 13 anni, ho fatto il pastore io, prima di partire in Svizzera. Prima di partire? Sì. Poi? Ero servo pastore, non c'ho vergogna di dirlo. No, ho lavorato... E poi il 68 sono partito in Svizzera. Ecco, ci racconti questa storia della... Perché è partito in Svizzera? È perché qui... Guardi là un po' lì. Ah, alla telecamera. Sì. È perché in quegli anni possibilità non ce n'era qui, per me. Com'era la situazione in quegli anni? In quegli anni era brutto, sono stato un anno qui, il 59, un'annata bruttissima, 59? Il 59, sì. E con le greggi, con le pecore? Con le pecore, sì, fare il pastore, dormire fuori. Dormire in montagna, su Guile. E su Guile, appena devono dire di essere cambiare, a Bidda. E quindi una vita veramente dura. È una vita dura, state con me. Una vita dura. Dura. E come le è venuta l'idea di partire in Svizzera? L'idea era, siccome avevo paesani io in Svizzera, e allora un mio paesano ha detto, mi fai un maialetto arrosto? Perché no? Ho comprato un maialetto, sono andato a Sumotesozzo e l'ho fatto di là il maialetto arrosto. Che è venuto anche aria buona. Aria e acqua fresca. E allora con loro è venuto un prete della Svizzera, del paese dove poi sono partito io. E io scherzando a mezzogiorno, quando eravamo mangiando, ci ho detto al prete, per favore, ha detto, me lo fa un posto in Svizzera. Ah, guarda un po'. Così, Ma io avevo un bel capitale, che avevo 170 capi di bestiame, c'avevo. Quindi era un bel gregge, insomma. Un bel gregge, solo che terreno non se ne trovava allora. Ecco, il problema era che non si trovavano terreni. Terreni. Allora, un mese, dico, sono partito e a un mese mi è arrivato il contratto a casa. Un attimo di curiosità mi è venuto. Ma un prete svizzero in campagna sarda, come mai? No, è venuto perché parlava bene l'italiano, poi gli piaceva molto la Sardegna. Ma è venuto come turista? O come amici? Turista, sì. Ah, ecco, perché un prete no, svizzero... No, come turista è venuto in campagna, le campagne sarde. È venuto qui. Non è molto facile trovarlo. No, è venuto qui e è rimasto anche contento, perché anche ci abbiamo fatto una bella festa e poi in seguito abbiamo continuato fino a quando è partito di nuovo in Svizzera. Questo era nel 68, sempre. Questo è il 68, sì. 68. E quindi questo è tornato in Svizzera. Lui è tornato in Svizzera, in un mese mi ha mandato il contratto annuale di una fabbrica di filatura. Era. Ecco, dove era questa fabbrica? Murgus si chiama, e a dove? Canton San Gallo. Canton San Gallo? Sì, proprio il limite di provincia proprio è. Questo paesino, un paesino piccolo. Ecco, parliamo di che impressione le ha fatto arrivare dalle campagne di Scano, di Seneghe. All'inizio... Come è stato l'impatto con un ambiente? È stato un po' duro l'ambiente all'inizio, perché abituato a dormire fuori, all'aria aperta, di là, erano case di legno, tutto che c'erano, l'odore del legno. Però è strano, cioè è stato brutto cambiare da dormire per terra a dormire nel letto e persino coperto dal legno che magari lo riparava dal freddo, come mi sembra una contraddizione. Eppure, però mi sono trovato bene. Ho capito. Mi hanno messo subito ho lavorato
una settimana di giorno a insegnarmi come il lavoro che c'era, no? Era una filatura, era attaccare i fili, tutto la conosci la filatura? Voglio dire, cioè, le hanno insegnato, ma in italiano parlavano? No, in tedesco, però c'era il maestro, era italiano, un bergamasco era. Quindi? Se no era impossibile, era. Sì, sì. Però sì. Mi sono ambientato subito, perché ho lavorato una settimana a insegnarmi, dopo una settimana ho lavorato alle macchine, e avevo 6 macchine con 5.000 spolle di filo. Addirittura. Mille spolle ogni macchina c'aveva. Ma lavoro duro, lavoro di sveltezza, Ho capito. Però io ero una molla in quegli anni, porca miseria. Mi volevo oggi così come allora. Purtroppo sono passati il tempo. Gli anni. Gli anni sono passati. Sì. E com'era l'ambiente di lavoro? All'ambiente di lavoro mi trovavo bene, c'erano turchi, spagnoli e italiani. Quindi l'ambiente internazionale. Internazionale era. E i rapporti con i colleghi di lavoro come erano? Benissimo, benissimo. Molto bene, insomma. Sì, 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 sì. Quindi siete la data. Una curiosità, per mangiare? Per mangiare, fatto di mangiare, mi cucinavo io. Ah, ecco, quindi già c'era. Sì, mi compravo la roba, ero io un altro. Che la cucina era. Sì. Io e un altro paesano, adesso è morto quello lì, è morto di una malattia, è morto 2 anni fa adesso. Ho capito. Eravamo insieme, ho di capito, là, sì. La stessa casa. Avete vissuto insieme per molti anni, insomma. 2 anni. 2 anni. Sì, poi lui se n'è andato e poi me ne sono andato anche io. Ecco, perché dove è andato dopo questa fabbrica? No, la fabbrica è rimasta di là. Ah, sempre in questa fabbrica ha lavorato? No. Ah, dopo sono andato via, andato al canton Grigioni, a Cur, sono andato. A Cur? Cur si chiama, Coida, in italiano. Ecco, Coida. E qui cosa facevo? E qui facevo una fabbrica anche di filo, però era di nylon, di plastica era. E che lavoro faceva? Di là era tenere conto dove usciva il filo, dove le tuse li chiamavano loro. Era come un colabrodo era, e usciva la plastica a fili tutti. E dovevo tenere conto in modo di non zepparsimi, a pulire queste piastre che c'erano sopra. Ho lavorato un anno, poi non mi piaceva e sono passato dove facevano l'ammoniaca. Ecco, poi a un reparto chimico, diciamo. Chimico. E di là era impossibile. Pagavano bene, Ecco, volevo pagavano bene quel reparto, però era troppo brutto e ci rimettevo la salute. Infatti, quello dell'ammoniaca. Infatti non ci rimaneva mai nessuno. Stavano sempre a cambiare gli operai di là. Ho lavorato 5 mesi e poi ho finito. Poi ho cambiato direttamente. Ho passato da Coira. Sono passato al cantone Arguvia. E cosa faceva lì? Al cantone facevo in una fabbrica lamellatomi, questi travi facevo io. Ho capito. Quindi ho lavorato 35 anni. Ecco, dopo i lavori che ha descritto prima, ho lavorato 35 anni. A fare questi elementi così. E poi finivo di là la sera e andavo alla Migros, un supermercato grande. Lui già lo conosce. C'avevo 2 lavori. Due lavori? Due lavori. Quindi. Per 35 anni ho fatto 15 ore al giorno. Addirittura? Ma senta un po', lei è sposato? Sposato, 3 figli. Ecco, e la moglie di dov'è? Di Scano. Ah, ecco, quindi. Mia madre è di Scano e io sono tornato qui a Scano. Ecco, ma la moglie l'ha conosciuta dopo che è tornata dalla Svizzera? No, l'ho conosciuta tramite parenti e così qui, quando venivo in ferie. Così. Ah, ecco, l'ha conosciuta in ferie. E poi è scoppiato l'amore. Poi mi sono sposato e è venuta lì. Però ero 7 anni solo io di là. Io mi facevo tutto, da mangiare, sua pulizia. Moglie rimaneva qui? No, eravamo fidanzati 4 anni e poi mi sono sposato.
Sì, ma durante una buona parte del suo lavoro sua moglie è rimasta qui. Sì, in quegli anni era sempre qui lei. La vedevo una volta all'anno solo. Quando venivo in ferie e basta. E i figli quando sono nati? I figli, uno è del 77. Quanti ne ha di figli? 3. 2 maschi e una femmina. Nati quando veniva a trovare la moglie una volta all'anno? No, sono nati lì. Ah, sono nati? Sì, mi sono sposato e è venuta lì lei. Ah, siete stati in Svizzera insieme? Tutte e due, sì. Ah, e quindi i figli adesso dove sono? Loro sono rimasti lì. Dove sono i figli? Sempre a Canton Argau. Uno è Canton Muri, che si chiama, e uno è due sono a Canton Argau. Lui, il figlio, il piccolo, si è preso la casa che mi ho fatto io di là. Ah, si è fatto anche la casa? Sì. Accidenti. Volevo dire una cosa, ecco, questo è interessante. E dunque, ci sono questi figli di genitori italiani, ma per esempio sono svizzeri. Loro. Sono svizzeri, sono nati lì, fatto le scuole lì e dunque... Ecco, cosa ne pensano dell'Italia, o della Sardegna, o di Scamo? No, loro sono contenti, vengono spesso. E gli ultimi due, la femmina e il maschio, il piccolo, loro come hanno una settimana di ferie, vengono subito qui, non rimangono lì. Il grande di meno. Però gli altri, cosa gli piace? Gli piace, l'ambiente, il mare che c'è. Ecco, la storia del mare. In Svizzera mare, sono le pozzanghere. Là non si trova. Voglio dire, e che mestiere fanno questi? La figlia lavora, è segretaria in una fabbrica, la Sicca, non so se l'ha sentita nominare. Eh sì, però non mi ricordo di che cosa. È di muratura e tutto. Ah, ho capito. Però lei lavora in ufficio. Uno è carrozziere, verniciatore, di meccanica, di tutto fa quello lì. Quello che si è comprato la casa che avevo fatto. Ho capito. E il grande, lui era, faceva, è qualificato, fa le protesi, fa. Ah, ho capito. Meccanico proprio. Quindi hanno studiato, sono. Sì, sì, hanno studiato tutti e tre, cosa che non ho fatto io, che non ho avuto possibilità, l'hanno fatto loro. Ascolti, all'inizio per la lingua, a parte le conoscenze che lei aveva, lì sì, come... mi arrangiavo poi piano piano. Ma lì nei cantoni dove era cosa si parla? Tedesco. Sempre tedesco. Sempre tedesco. Tutti i quattro cantoni dove è stato? Sempre il tedesco. Sì. E come si arrangiava? Ma poi il tedesco l'ha imparato. Non tanto, è difficile. Sì, è difficile. Poi non avevo tempo di andare, perché anche in questo negozio mi volevano mandare a un corso di là, tutto a spese di loro. Però dovevo lavorare con 3 figli e... Non aveva tempo per andare a imparare a fare dei corsi di lingua. Però no, il problema non è, nel posto di lavoro non ho mai avuto. Il maestro mi portava le carte, lo capivo tutto. Da quello che mi sta dicendo, lei ha avuto sempre dei buoni rapporti di lavoro con l'azienda nella quale lavorava. Sì, sì, sempre. Quindi sempre, lei ha riportato una buona impressione dei rapporti. Sì, io, infatti quando, perché ci voleva, io nel negozio avevo un contratto speciale, se il padrone della ditta non firmava, io non ci andavo di là a lavorare, io c'avevo tutti i diritti anche nel negozio, c'avevo. E dunque, quando ce l'ho chiesto, ha detto, perché te ha detto anche 100 te ne firmo, okay. Mi ha detto lui. Mi aveva grande fiducia. Sì, sì, ma io ho lavorato... Io arrivavo a incollare a fare questi travi, 7.000 metri di legno al giorno. Addirittura? 7.000 metri? Non mi fermavo mai, è sempre di continuazione. Però, voglio dire, quello che mi sta descrivendo è un buon rapporto di lavoro, quindi lei ha anche un buon ricordo delle aziende nelle quali ha lavorato. Sì, 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 sì. Senta, altri italiani ha conosciuto? Che sì, hanno avuto... parecchi, di Calabria, siciliani,
che ho lavorato insieme, così, spagnoli, turchi. E tutti quanti avevano un buon rapporto? Sì, ho avuto sempre, sempre, avuto sempre buon rapporto. Con questi sì, sempre. Perché ci sono stati anche... E di altre nazioni, così, che non erano... Che non, con cui non ho avuto un buon rapporto, insomma. Perché non era gente proprio... Beh, vabbè. Non era come questi, vedi, i portoghesi, spagnoli, rassomigliano a noi un po'. Ho capito. Specie ai sardi ancora di più. Ho capito. L'ambiente, mi sono trovato bene. Ho capito. Tutti questi anni. Ascolti, e per quanto riguarda i suoi contatti non con l'ambiente lavorativo, ma con il paese o nella città. Sì, sì. Sì, sì. Come si è trovato? Bene. Nel negozio tutti mi cercavano anche a scegliere le angurie per la frutta, mi chiedevano sempre a me, tutti venivano. No, ma voglio dire, non nel suo posto di lavoro, quando lei usciva fuori. Sempre, sempre, ho avuto sempre un grande contatto. Poi siamo rimasti con questi amici, si usciva anche insieme a fare spuntini, ne ho fatto i miei alete arrosto, ne ho di fotografie. Ma non erano svizzeri? No, questi... Qualcheduno svizzero c'era anche in mezzo. Poi siciliani, calabresi, napoletani. Quindi amicizie tra gli immigrati? Tra gli immigrati, e amicizie sì. Con gli svizzeri? Sì, anche. Sì, sì. Come giudica gli svizzeri lei? No... Io mi sono trovato bene, io lo giudico bene. Bene. Se non ero rimasto 52 anni. Certo. E ci parli un po' della organizzazione da un punto di vista anche dei servizi, per esempio la sanità. La sanità è tutta un'altra cosa di là. E cioè? Di là c'è anche più possibilità di qua. Ci racconti che ci interessa... Perché noi pagavamo di là? Forzatamente in crisi. Perché di là si pagano, qui invece è bello di questa parte, perché qui il governo italiano, specialmente quando si arriva a una certa età, come noi adesso che siamo in pensione, ci abbiamo tante agevolazioni, cosa che di là in Svizzera non c'è. Di là si deve pagare, io e mia moglie pagavamo... 900 euro, tanto il franco. A chi? Non l'ha detto. Di casa, la malattia, casa malattia. Sì, ma non ho capito, avevate un medico di famiglia? Sì, in paese. Ma il medico di famiglia lo pagavate? Quello, il medico di famiglia, se facevi qualche cosa speciale, proprio di visite speciali, allora ti mandava all'ospedale, allora qualche cosa. No, un medico normale che magari chiamavi perché... Avevi l'influenza o una cosa? No, quello no, perché già pagavamo questa cassa che c'era. Quindi il medico era pagato dalla cassa. Sì. E invece poi vi mandava, invece la specialistica la pagavate. Un tanto si pagava. Dipendeva di che cosa era la visita e questa... Secondo le specialità. Sì, no? Giusto. Ho capito. E gli altri servizi come funzionavano? Per esempio, me ne viene in testa uno, i trasporti. I trasporti? Sì, i treni, pullman. Quelli sono precisi, quelli sono precisi, È noioso, sempre lo stesso orario. Noi in Italia abbiamo più fantasia. Un giorno arrivo, un giorno no. Quindi no, trasporti... adesso è cambiato tanto anche qui, perché io sono viaggiato col treno adesso a Cagliari, all'aeroporto, e si viaggia benissimo adesso qui, è cambiato, non ci sono quei treni che c'erano una volta, quindi, quando salivano sulla salita di Baulado qui quindi non salivano più. Quindi mi incuriosisce una cosa, lei aveva conosciuto questa società evoluta, con i servizi evoluti, funzionali e roba del genere, quando tornava qui cosa pensavo? Cosa pensavo io? Che non andava uguale come di là. Certo, la Svizzera c'ha più possibilità di qua, quella è un'altra cosa, perché di là tutti pagano di là,
qui nessuno paga, anche le macchine, quasi nessuno paga l'assicurazione, non pagano il bollo. E vabbè, se non li becca la polizia. Ah, beh, però non lo pagano. Lo pagano, se lo beccano. Ne conosco tanti io che non ne pagano. Non li conosciamo, non dobbiamo... È meglio di no. Meglio di no. Allora, nemmeno ne parliamo. Ascolti, poi ha avuto i figli a scuola. Sì, hanno fatto tutte le scuole svizzere. Che tipo di scuole hanno fatto? Tutti hanno fatto le superiori e poi di là hanno imparato il mestiere, mentre nella scuola, poi hanno finito la scuola, perché di là fanno la scuola e apprendistato. Ah, tipo professionali italiani. Sì. Ascolti, avevate rapporti con gli insegnanti dei vostri figli? Sì, io andavo sempre. Se c'era la riunione andavo sempre. Quindi facevamo le riunioni con i genitori? Con i genitori, sì. E con voi i rapporti com'erano? Cordiali? Sì, abbastanza. Buoni, sono comportati bene. Descrivendo. Perché anche i figli erano bravi e dunque loro erano anche orgogliosi. Ah, quindi c'era anche il vantaggio che i figli, dei figli andavano anche, bene, che non erano discoli no. O poltroni, e quindi il cammino era facilitato in qualche modo. Perché sono andati anche sulla strada giusta, tutti. Nella strada giusta. Tutti e tre, sì. E come sono organizzate le scuole lì? Durano? No, vanno bene. Cioè, hanno molte vacanze, non ne hanno? No, vacanze sono tutte divise, sono. Le vacanze sono 3 settimane, 4 adesso, all'estate, poi ci sono quelle dell'autunno, 3 settimane, e poi ci sono le invernali. Ah, ho capito. Per andare a sciare, 2 o 3 settimane, dipende. Andavate a sciare? Io no, i figli sì. E lui non ha mai imparato a sciare. E chi ne aveva di tempo di andare a sciare? È la miseria. Ascolti, io sono nato per lavorare proprio. Senta, e poi il costo della vita com'era? No, per noi era bella la possibilità di comprare le cose, c'era. Ma i soldi perché, c'erano, ma perché, anche la roba c'era da comprare, abbastanza. C'era la roba, ma c'era anche uno stipendio che consentiva di fare... Ah certo, io, di fare... io ho preso sempre bene, a dire la verità. Ascolti un po', quando è tornato in Sardegna, che cosa le è mancato la Svizzera? La precisione. Quella mi è mancata tanto. La precisione. Sì. Anche la gente è cambiata tanto, non è uguale come quando io sono partito. Si stava come ambiente, si stava meglio prima che adesso. Perché? Questo è interessante. Perché si stava meglio? Ma prima? La gente è più gelosa adesso, invidiosa. Addirittura. Quindi... Perché non ci crede lei di questo? No, per carità, le mie valutazioni adesso non... lei è partito che c'era un ambiente... Migliore era. Migliore, più... più eravamo più uniti. Più uniti. La gente era più seria... non come adesso, siamo insieme adesso 3 o 4 e dopo uno se ne va e cominciano a criticare poi, così e con là, e questo che mica non... Ma questo secondo lei gli svizzeri non lo fanno? Lo faranno, forse magari che io non lo capivo tutto. In maniera più discreta. Non lo so. Ascolti, feste se ne facevano? Sì, abbastanza. Che tipo di feste si ricorda lei? Feste facevano, univano a gruppi, poi c'era la, i sardi che erano uniti. Ah, è la solita storia dei sardi che facevano... Che facevano feste così, no, io andavo sempre. Ma le feste loro degli svizzeri, si ricorda che cos'erano? Le feste loro, feste... cosa le posso dire io? Quelle normali le avranno fatte per Natale, per Pasqua. Quelle sì, poi a per di fuori Capodanno, quelle, fanno altre feste come qui anche di santi, così, corsa di cavalli che fanno, tante cose. Ce le fanno anche lì. Ascolti, a proposito, stavamo parlando, cosa avevate? Un circolo di sardi? Sì. E dove l'avevate? A Bade.
Abate, cosa facevate in questo circo? Facevano feste, spuntine, facevano riunioni a informare tutta la situazione della Sardegna, di là. C'erano tutte tante cose. E lei ci andava, sì? Sì. C'erano molti iscritti, sì? Sì, anche io ero iscritto di là. E scommetto che facevate... perché sono stato io in questi circoli, li ho visti. Scommetto che facevate anche delle feste dove portavate i prodotti della Sardegna, sì, e li facevate conoscere. Conoscere agli svizzeri. Agli svizzeri, sì, perché le ho viste queste cose. Ah, le ha viste? Sì, le ho viste a Losanna. Ah. E un'altra cosa ancora, stavamo dicendo... I rapporti con la gente erano buoni? Buoni, io non mi posso lamentare. Senta, e le forze dell'ordine, per esempio la polizia? Di là sono severi, eh. Perché? Ma io mi trovavo più... Se uno si comportava bene, ecco, non è che lo cercano, è così, anche qui già è così, però di là fanno più servizio di qua. Beh, a noi sembra che siano troppo nella strada i poliziotti, invece lì sono molto di più controlli. Di là ce ne sono di più di controlli, sì. Nella strada, le macchine? Le macchine ogni 2 anni fanno controllo, alzano la macchina, vanno col calciavite sotto. Addirittura, a vedere se è buona. Se non ne ha di buchi, ce le fanno. Poche cose ancora le vorrei chiedere. Lei adesso mi ha detto non ha nostalgia della Svizzera. C'ho nostalgia perché ho la famiglia di là. Ecco. Quello. Nostalgia perché ha la famiglia. Ha la famiglia lì, anche che stanno bene, però sono lontani. Non è che ce l'ho qui a portata di mano. E qual è la cosa che le manca di più della Svizzera? La cosa di più? Sì. La precisione, la famiglia, l'organizzazione che c'è. Ecco, l'organizzazione. Sì. Di che cosa mi sta parlando quando mi parla? Un po' di tutto, perché qui io ho portato 2 macchine che le ho sdoganate a Turistano, e ce ne ho messo di tempo io a sbrigarmi tutti i documenti. Ah, quindi li ho fatti subito, automaticamente. Nel giro di una settimana c'è tutto in mano. Quindi la burocrazia... La burocrazia non c'è. Non ce n'è. Sono... Ci sarà, ma in poco si vede. Qui invece c'è proprio... Lungaggini. Adesso lei quando tornerà in Svizzera? E adesso, siccome c'ho una mia nuora che è incinta, andiamo adesso quando partorisce, andiamo di là. Quindi nasce uno svizzerino? Uno svizzerino, mezzo sardo, mezzo siciliano e mezzo svizzero. Siciliano perché? Perché la mamma e il padre della ragazza è siciliano. Ho capito. La mamma è svizzera e allora... E facciamo questa Europa unita. Insomma. Ecco. In qualche tanto modo siamo vicini. Siamo e uniamo vicini. Tutto bene, signor Feura, la ringraziamo per la sua grazie anche a voi. Disponibilità, la sua gentilezza. Le auguriamo tante cose per il suo ritorno anche a voi, in Svizzera, e noi diamo appuntamento agli spettatori per un'altra puntata. Va bene. Grazie di nuovo, arrivederci. Grazie mille.